Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova ricetta. Oggi continuiamo il filone di ricette natalizie facendo il principe dei dolci natalizi, ovvero il panettone. Nella fattispecie, come leggete dal titolo, sarà il panettone fatto con il lievito madre. Questa è una video collaborazione con il canale di Ombretta e Gabriele di Due Cuori e Una Cappa. Infatti qualche giorno fa ci siamo messi in contatto e abbiamo chiacchierato su una bella collaborazione, secondo me, e spero anche per voi sarà una bella collaborazione, appunto, di realizzare sia io che lei il panettone fatti in casa. Io però appunto utilizzerò il lievito madre, mentre Ombretta userà il lievito di birra. Quindi ragazzi, avrete direttamente due ricette con due tipi di lievito differenti. Si sa, le ricette un po' cambiano e quindi avrete due gustis meglio che one, diceva una vecchia pubblicità. Nella fattispecie la mia ricetta è un po' una ricetta sperimentazione, usiamo questo termine. Infatti il panettone è la prima volta che lo realizzo io nella mia vita e ho deciso di farlo con voi, ripreso dalle telecamere. Ho preso la ricetta direttamente qui su YouTube me lo sono scritto, quindi scusate se guardo in basso, dal signor Pietro del canale 25. Ovviamente sia il canale di Ombretta, sia la ricetta del suo panettone, sia la ricetta del signor Pietro, dove appunto ho attinto a piene mani la ricetta che oggi vi proporrò, le metterò sia in giro per lo schermo che giù nell'info box, quindi non abbiate paura. E un'altra cosa che ci tengo a dire, sì, io sono l'uomo delle premesse, è che troverete tutti gli ingredienti di questa preparazione, che si svolgerà in 3 giorni, giù nell'info box. Quindi ragazzi, non dovete impazzire a rivedere questo video 1000 volte, basta vederlo una volta e poi basta fare mostra altro, che troverete tutte le sequenze, gli ingredienti della ricetta. Stavolta ho detto veramente tutto, vi sarete rotti le scatole, andiamo a vedere cosa abbiamo bisogno per il nostro primo impasto e iniziamo subito a realizzare il nostro panettone con lievito madre. Ciao! Allora ragazzi, come accennato durante l'introduzione del video, questa ricetta si svolgerà in 3 giorni. Quindi adesso io vi dirò di tutti gli ingredienti che avete di bisogno il primo giorno. Panettone con lievito madre, quindi l'ingrediente principe è proprio il lievito madre. Ne avremo di bisogno di circa 120-130 grammi. Ovviamente ragazzi, questo lievito madre deve essere molto ben rinfrescato. Infatti il mio lievito lo rinfresco da circa da una settimana ogni giorno. Quindi 120 g di lievito madre, 20 g di burro, 50 g di uova intere, 60 g di rosso d'uovo, 50 g di zucchero e 150 g di farina manitoba. Infine è opzionale un cucchiaino di malto in polvere. Il malto serve a diverse cose. Intanto ad aiutare ed agevolare il lievito madre appunto nel formarsi, dopodiché serve anche a dare un gusto buono e di pane, di buon dolce al nostro panettone, e anche aiuta la doratura del panettone stesso. Non è essenziale, ma se l'avete, mettetelo. Andiamo subito a prendere la nostra fedele impastatrice e incominciamo a realizzare il panettone. Ok, quindi ho iniziato mettendo nella ciotola della planetaria la farina manitoba e il lievito madre. Aggiungiamo tutti gli ingredienti, quindi aggiungiamo anche lo zucchero, aggiungiamo il malto, eccolo qua, aggiungiamo i rossi d'uovo, i 50 g di uova intere, ecco qua, vediamo, anzi mi aiuto un po' con la spatola così non perdo nulla, ecco fatto,
e anche il burro. Ragazzi, nella prima fase, come il signor Pietro dice, non c'è nessun ordine o sequenza particolare da rispettare, bisogna impastare tutti insieme. Ovviamente questo lo farà la mia impastatrice, quindi ci vediamo a panetto formato. Ok ragazzi, dopo all'incirca un quarto d'ora di lavorazione il mio panetto è pronto e ben incordato. A questo punto c'è bisogno della prima lievitazione. Esattamente, io lo farò lievitare per circa 18 ore. Considerate che in questo momento sono le 3 del pomeriggio e continuerò la lavorazione del mio panettone, diciamo continueremo con la seconda fase domani mattina verso le 10 del mattino, quindi sì, facendo un brevissimo calcolo sono circa 18 ore. Cosa farò? Coprirò il mio panetto formato con la pellicola trasparente, lo metterò in un luogo riparato e caldo fino a domani. Quindi con la prima fase abbiamo concluso qui, ci vediamo domani, ciao! Ok, 18 ore sono passate, quindi è il momento di continuare col nostro panettone. Mi domando Ombretta a che punto sarà, perché so, ci sentiamo via mail e so che stiamo provando il panettone negli stessi giorni. Comunque, continuiamo subito la ricetta. Ok, ecco qui sul tavolo tutti gli ingredienti che ci serviranno il secondo giorno. Ovviamente dobbiamo riprendere l'impasto che abbiamo fatto ieri. Io non so se dalla telecamera si coglie, ma vi assicuro che è ben raddoppiato di volume. E oggi è pure il caso di procurarsi lo stampo per panettone, perché oggi formeremo il vero e proprio panettone. Quindi l'impasto di ieri, 200 g di farina manitoba, 100 g di uova intere, 50 g di rossi d'uovo, 50 g di zucchero, la punta di un cucchiaino di sale e le aromatizzazioni. E nel mio caso io metterò i semi di una bacca di vaniglia, sono questi qua neri, questi puntini neri che sì, che vedete qua, una fialetta di aroma mandorla e la scorza grattugiata di un'intera arancia. Ragazzi, io non metterò l'arancia candita all'interno del panettone perché sinceramente non mi piace, però nello stesso tempo mi piace il sapore di arancia, quindi opto per questa soluzione. Infine, dopo aver fatto l'impasto, aggiungeremo 50 g di burro e la famosa frutta secca, la famosa uvetta. Io ne metterò circa 200 grammi. Questa l'ho ammollata per circa 12 ore in semplicissima acqua. Ovviamente poi l'ho scolata per bene e l'ho tamponata con uno scotex. Se vi piacciono potete aggiungere anche circa 150 grammi di scorzetta d'arancia candita. Andiamo subito a preparare. Quindi nella ciotola della planetaria ho messo la farina e tutte le aromatizzazioni, quindi l'aroma mandorla, la scorzetta d'arancia e la vaniglia. Ho messo l'impasto di ieri, metto le uova intere, metto i rossi d'uovo e lo zucchero. Ragazzi, in definitiva metto tutto tranne, scusate se vi impallo, metto tutto tranne il burro e l'uvetta. Allora, a questo punto interviene la nostra impastatrice, dobbiamo impastare tutto questo per almeno un quarto d'ora. Il nostro composto alla fine della lavorazione deve apparire asciutto e ben incordato. Ok ragazzi, ovviamente è inutile farvi vedere la macchina che lavora, ci vediamo dopo. Ok, dopo circa un quarto d'ora di lavorazione, un quarto d'ora 20 minuti, avremo
un impasto così, io non so se non riesco a farvelo vedere bene, è ben incordato ma leggerissimamente appiccicoso, va benissimo così. A questo punto dobbiamo inserire il burro, quindi facciamolo fiocchetto a fiocchetto. Quando il primo pezzo di burro sarà completamente inglobato nell'impasto, potremo aggiungere il secondo fiocchetto di burro fino a terminare tutto il burro della ricetta. Quindi ancora la nostra impastatrice non ha finito di lavorare, continuo con l'impasto. Ok ragazzi, fiocchetto a fiocchetto ho aggiunto tutto il burro, mi raccomando, il burro è ben morbido. È arrivato il momento di aggiungere l'uvetta. Questa, come già vi ho detto, era stata ammollata in acqua. Ok, e adesso nella maniera più veloce possibile incorporiamo l'uvetta all'impasto e dopodiché, diciamo, il grossissimo è fatto. Abbiamo finito di incorporare l'uvetta, sempre grazie all'impastatrice. Ho trasferito l'impasto su un piano da lavoro leggermente imburrato. A questo punto, prima di diciamo metterlo definitivamente nella forma e lasciarlo lievitare, questo impasto deve riposare per circa un'ora. Quindi ci rivediamo per voi fra qualche secondo, per me fra un'ora, così concluderemo diciamo questa fase della lavorazione. Ok, un'ora è passato, quest'ora non serve altro per far rilassare un po' la pasta. A questo punto della ricetta siamo arrivati al momento della pirlatura, ovvero dare un po' di forma al nostro panettone. Ho unto per bene il mio piano da lavoro e mi sono anche unto le mani con un po' di burro. A questo punto lavoriamo un pochino il nostro impasto formando delle pieghe, ecco qua. Ragazzi, ho visto su internet esistono milioni e milioni di tecniche diverse per pirlare il panettone. Non lo so, io sto facendo una cosa molto casalinga, come vedete ho dato delle pieghe e poi cerco di rimboccare sempre da sotto il mio panettone, eccolo qua. Ok, scusate, le immagini in questo caso parlano più di mille parole. Ok, abbiamo formato il nostro bell'impasto. Ok, mi viene più comodo pirlare così il mio panettone. Ok, va bene così. Arrivata a questo punto, togliamo il tappetino che ha fatto il suo ruolo, prendiamo lo stampo e, cercando di non fare casini, posizioniamolo all'interno dello stampo di carta. Ecco, prendiamo l'impasto, l'ho posizionato qua. Nulla ragazzi, allora come vedete l'impasto ricopre per un terzo il nostro impasto. L'impasto deve lievitare fino ad arrivare esattamente a metà stampo di carta, quindi più o meno dovrà arrivare qua. Arrivato a quel punto si dovrà cuocere. Tutto questo avverrà in 24 ore, quindi finisco per oggi la preparazione del mio panettone e ci vediamo domani per concludere finalmente il nostro panettone casalingo fatto con il lievito madre. Quindi vi do un grosso bacio e ci vediamo domani. Ok ragazzi, come mi pare evidente 24 ore sono passate e come vedete il panettone, il famoso panettone, è ben lievitato, addirittura vedendolo oserei dire quasi un po' troppo. In ogni caso questo poi è un altro problema, perché considerate che in forno continuerà a lievitare. Siamo veramente arrivati alle battute finali, prepariamoci qualche fiocchetto di burro e una lametta oppure
oppure un come dire, un coltello veramente ben affilato. Nella maniera più delicata del mondo facciamo un'incisione a croce. Voi mi direte, ma perché è delicato? Perché se lo fate in maniera un po' troppo aggressiva, ovviamente smonterete un po' il panettone. Noi questo non lo vogliamo. Quindi ragazzi, è un'operazione molto delicata. Ok. Apparentemente sta esplodendo. Aiuto. Ragazzi, diciamo che non è che faccio intagli in croce ogni giorno nella mia vita, quindi se mi vedete un po' che vado piano piano è proprio perché cerco di fare tutto con delicatezza. Ok. Signore, abbi pietà di me. Dopodiché, ok, i famosi intagli a croce l'abbiamo fatto. A questo punto prendete un lembo e sempre con l'aiuto della lametta cercate di agevolare, diciamo, il lembo. Quindi sempre con la lametta. Antonio, si vede bene? Ma ero troppo in ansia e concentrato a vedere. Ragazzi, abbiamo un'ansia che voi non avete neanche idea. Vabbè. Solo chi ha provato a fare il panettone. Perfetto così. Chi ha provato a fare il panettone in casa, secondo me, può Ragazzi, provo, capire. Provo da. Esatto, a zoomare. Ok. Mi pare perfetto. Vedete che è proprio questo lembo. Sì. Con delicatezza, ragazzi, è noioso, però secondo me è importante che vi faccio vedere questa operazione. C'è Antonio dietro la telecamera che ha tipo sta facendo il gesto delle preghiere, quindi vi dico solo questo. No, però posso rassicurare Antonio e tutti voi che non è così difficile come sempre. Ok, quindi abbiamo fatto il primo lembo. Ovviamente si deve fare per tutti i lembi che abbiamo intenzione, per tutti e quattro i lembi. Quindi inseriamo un fiocchetto di burro e rimettiamo dentro il lembo. Vedete, proprio diciamo incassato il burro. Facciamo così per tutti e quattro i lembi. Anzi, ho incassato questi pezzetti di burro all'interno dei miei lembi. È arrivato il momento della cottura. Deve cuocere a circa 180 gradi per circa un'ora. Se vedo che si scurisce troppo, metto un pezzettino di alluminio sopra il panettone una volta che è cotto lo lascerò diciamo stabilizzare al forno spento ma ancora caldo il panettone per circa 5-10 minuti. Quindi vediamo, ragazzi, è la prima volta in vita mia che cuocio un panettone, quindi ci vediamo a panettone sfornato. Ok, l'ora di cottura è passata, non ci rimane che tirare fuori il nostro capolavoro dal forno. Bene. Eccolo qua. Bene, Mauro, lo zoom un po'. Ok, benissimo. Ok, ragazzi, allora faccio un'operazione che per diversi motivi si deve fare in fretta, quindi non lo posso fare in videocamera, in ogni caso fra un pochino vi spiego. Ok, ragazzi, ho passato i 5 minuti più lunghi della mia vita. Cosa ho fatto? Appena uscito dal forno, quindi ancora incandescente, infatti ho le mani ancora ustionate, ho infilzato nel vero senso della parola il mio panettone con due ferri da maiaia, con due, come si chiamano, Antonio? Da calza. Ferri da calza, non lo so, ragazzi, non so come si chiamano, con quelli per fare la calzetta. L'ho infilzato e come vedete l'ho posizionato proprio a testa in giù. Questa operazione serve a due cose: intanto a distribuire meglio l'umidità, ma soprattutto a non far afflosciare per nessun motivo al mondo il nostro panettone. Cioè, ci siamo ammazzati per farlo lievitare bene,
sarebbe un dramma se si afflosciasse anche di un solo centimetro. Ovviamente ragazzi non l'ho fatto in telecamera perché, come già vi ho detto, è stata una cosa molto rocambolesca. Infine l'ho posizionato fra due sedie e lo farò raffreddare, allora in teoria per almeno 8-10 ore, in pratica per ragioni di video io penso che lo farò raffreddare soltanto un 2 orette. Basta Antonio. Ah, un'altra cosa, ecco, Antonio bravissimo mi ha suggerito una cosa. Poco fa io vi ho detto che la cottura totale era di un'ora. In realtà la cottura è a 180 gradi per 50 minuti, dopodiché si spegne il forno e gli ultimi 10 minuti si fa stabilizzare e asciugare il panettone dentro il forno, ma spento, quindi anche per non avere, diciamo, uno shock termico. Ok ragazzi, con questa bellissima immagine sotto sopra io vi lascio, ci vediamo a questo punto dopo per la presentazione del nostro panettone. Ok ragazzi, ecco qui, servito in tavola dopo il raffreddamento, il nostro buonissimo e bellissimo panettone. L'ho decorato con un bel fiocco rosso, qualche decorazione natalizia e un bel vassoio dorato. L'ho messo qui contornato dai pacchi natalizi che si trovavano sotto il mio albero di Natale. Ovviamente per questa ricetta ringrazio ancora il signor Pietro del canale 25, ecco, Antonio dalla regia mi suggerisce, e ovviamente il mio pensiero va anche ad Ombretta e Gabriele. Ombretta, come ti sta andando il tuo panettone? Io sono sicuro che anche la tua ricetta con il lievito di birra sarà eccezionale, quindi invito tutti voi che avete avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto di andare a vedere anche il video di Ombretta e Gabriele di Due Cuori e Una Cappa. Non vi preoccupate ragazzi, perché appena finisco di girare questa parte di presentazione iniziale taglierò il panettone e vi farò una foto del suo interno. Sono abbastanza soddisfatto, vi dirò pure una cosa che poco fa parlavo con Antonio e dicevamo è più, fra virgolette, il tempo di lievitazione, i tempi di lievitazione, come vi ho detto sono passati ben 3 giorni da quando ho iniziato a fare questo, il mio panettone, ma poi in sé per sé, avendo il lievito madre giusto e gli ingredienti, ma l'ho trovato abbastanza facile, ecco, non difficilissimo. Paradossalmente forse la casetta di marzapane, che magari vi linko giù nell'info box, è stata un po' più complessa. Ok ragazzi, ho detto tutto, io vi auguro veramente buon Natale. Infatti immagino che non magari pubblicherò altre tipologie di video, qualche assaggio prodotto, ma questa sarà veramente l'ultima ricetta che pubblicherò prima del 25, quindi vi auguro buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Con le ricette ci vediamo per la settimana che anticipa il Capodanno. Vi do un grosso bacio. Vi saluta anche Antonio di dietro la telecamera. Auguri, auguri a tutti. Quindi tanti auguri a voi e alle vostre famiglie. Ciao ciao e alla prossima video ricetta.